Dopo la riqualificazione di Fano 2 avevamo annunciato proprio la realizzazione di nuovi giochi in quattro aree verdi, quattro aree dove erano stati in parte smantellati i giochi, quindi erano sprovvisti, in parte proprio dove necessitava un'area di nuova realizzazione. Parliamo della zona di Gimarra, quindi di via Villa Giulia, dove appunto non era stato previsto nulla, poi siamo in via Boccioni alla Paleotta, dove c'è un'area di basket e dove i giochi erano stati smantellati nel tempo in quanto fatiscenti, e oggi li abbiamo invece ripristinati, in via del Pietrisco a Cucurano, dove una parte sono stati installati adesso, ma ce ne sarà una seconda parte che non appena arriveranno verranno appunto messi a disposizione, e l'ultimo parco è quello dei Via dei Leci, quindi nella zona di San Lazzaro, dove anche lì avevamo un po' rimosso tutto perché erano degradati e pericolosi per i bambini. Per cui ecco queste quattro nuove aree, la prossima a seguire sarà quella di Falciraga, dove faremo una mini installazione, verranno previste anche delle panchine lungo la pista ciclabile sia dell'Arzilla ma anche quella di Fano Fenile, il giardino dei passeggi, il parco dei passeggi a noi molto caro, che è caro un po' a tutta la città perché è un riferimento di tutti i quartieri. Presto quindi, non appena ci verrà consegnato il progetto, poi cercheremo di finanziarlo e appunto di realizzare quello che è questo bellissimo Parco delle Meraviglie. Proprio oggi ad aggiungerci dei ragazzi invece del liceo Torelli, attraverso un progetto di scuola alternanza lavoro, ci hanno presentato un nuovo progetto di riqualificazione dei giardini di fronte alla area della Rocca Malatestiana. Perché? Perché noi veramente abbiamo bisogno di una progettazione anche partecipata, dove la voce dei giovani, dei bambini, per noi è importante, perché quei luoghi devono essere messi a disposizione secondo dei bisogni che oggi la società moderna ha. Tutti questi nuovi spazi attrezzati sono parte integrante dell'architettura della città. Sono parte integrante perché il gioco è un elemento che appunto è al centro, favorisce la crescita, ma noi vogliamo sempre più diffondere queste esperienze di gioco in tutta la città, ed è per questo che ci stiamo muovendo in tutti i quartieri, non solo nel centro storico, ma anche in periferia.